applauso di all'Archivio di Stato, il Coro delle Muse, diretto dall'instancabile Enza Guzzola, il nostro direttore di coro, con l'accompagnamento al pianoforte da Rosaria Livoti. Un applauso al nostro coro, per una delle tre realtà presenti all'interno dell'Associazione di Muse, laboratorio delle arti e delle lettere. Buonasera. Buonasera a voi, con due brani, uno più internazionale mentre l'altro scritto dal maestro Frisina. Con quello abbiamo iniziato, Salve o Dolce Vergine, inizia il nostro momento dedicato alle giornate europee del patrimonio, e lo facciamo con un appuntamento extra moenia. Ci troviamo in un luogo deputato della cultura, in un archivio che detiene quello che è il patrimonio della nostra città, e per il saluto ufficiale consegno il microfono alla direttrice dell'archivio, che all'insegna di quella continuità che abbiamo conosciuto negli anni scorsi, la dottoressa Maria Fortunata Minasi, continua questo spirito di grande cooperazione tra loro e noi delle Muse. Grazie. Grazie a tutti, grazie di essere qui e di festeggiare oggi con noi le giornate europee del patrimonio. Un grazie particolare va al nostro Don Denisi, che onora questo incontro. Conosciamo tutti le sue grandi dote, sia ecclesiastiche ma anche culturali, quindi lo ascolteremo con ansia e con insomma, gli siamo tanto grati della sua presenza. Grazie Don Denisi. Grazie a Peppe Livoti e a tutta la sua associazione. Peppe è da anni che si spende per la cultura di questa città. Hai un grande merito, Peppe, grazie. E grazie anche alla nuova vicepresidente, l'avvocato Francesca D'Agostino, che sicuramente con il suo brio porterà qualcosa in più a questa associazione. E grazie al nostro scrittore, che con questo libro apre i nostri cuori su uno spaccato di vita interessante e importantissimo, quello della ricostruzione dopo il terremoto del 1908, un periodo terribile, tragico, e che lui esprime proprio nella sua crudezza e nella vera realtà, e quindi ci riporta indietro nel tempo, però nello stesso tempo i personaggi esprimono la loro anima e tutte quelle le loro sensazioni, e allora noi veramente riusciamo a capire quello che era successo allora e quello che hanno patito i nostri antenati. E la cosa importante che si legge in questo libro è che la presenza del Signore, che non abbandona mai, che si serve dei suoi uomini che dicono sì alla sua chiamata, e con la carità loro si spendono ed ecco che il Reggio rifiorisce. E quindi grazie al nostro scrittore. E oggi, dicevo, sono le giornate europee del patrimonio, si celebrano ormai in tutta Europa dal 1991. Il senso, lo scopo è quello di far conoscere le proprie tradizioni e le proprie culture. Quel senso di lo slogan di quest'anno è quello di condividere, l'arte di condividere, l'arte, cioè ognuno, ogni luogo deputato alla cultura oggi è aperto per far conoscere le sue bellezze e il suo patrimonio. Quelle bellezze, quel patrimonio che sono la tradizione culturale di un popolo, e quindi l'uomo che conosce le proprie tradizioni e la propria essenza è pronto per poter conoscere e rispettare le tradizioni degli altri e fare sì che possa nascere quel senso di società basato sul rispetto reciproco, e che possono, insomma, si vive la vita sociale vera e giusta. Noi oggi come archivio mettiamo a disposizione di tutti i nostri vecchi documenti, sia qui a Reggio che a Locri e nella sezione anche di Palmi. A Reggio Calabria
abbiamo scelto, ecco, come forma di comunicazione delle comunicazioni universali. Su Reggio abbiamo scelto la comunicazione dell'amore, della carità, con una mostra dedicata alle pietre di carità che in seguito la mia collega Titti Ghindemi vi illustrerà, perché lei l'ha curata, ha fatto la ricerca scientifica. Sull'Ocri abbiamo fatto un altro linguaggio sempre internazionale, che è la musica, e là ci saranno c'è una mostra sui documenti, ma anche una mostra di antichi strumenti che dei privati ci hanno dato da mettere in mostra, e con questi strumenti poi ci sarà anche un concerto. A Palmi si è scelta invece la via di diffondere la cultura tramite sempre i nostri documenti, con una mostra ai nostri giovani. È stata fatta questa mattina, perché è bene che sono loro quelli che dovranno prendere il timone del nostro futuro, e quindi è bene che loro conoscano bene le proprie radici. E abbiamo messo in mostra dei documenti che raccontano il rapporto del popolo palmese con i popoli di altre nazioni. Infatti abbiamo una lettera di Cracovia, tanti documenti, insomma, dall'America, e tra questi partono dal 700 al 900. Un documento importantissimo è quello del 1960 circa, 63 mi sembra, non mi ricordo bene, all'inizio del 63, che un nostro concittadino, un filosofo, Cardone di Palmi, scrive a Kennedy dicendo, perché c'era allora la guerra, stava iniziando con Cuba, no? E allora lui scrive questa lettera, siamo in altri tempi, nel mondo non c'era internet, il mondo era più lontano, eppure lui da un paese piccolo della Calabria, nella punta del mondo, insomma, riesce a scrivere a Kennedy, suggerendogli di non prenderselo con un popolo più debole, più indifeso, e che la pace serve molto di più. Tant'è che lui è stato anche candidato al Nobel della pace. Quindi i nostri messaggi oggi sono, insomma, che vogliamo dare con i nostri documenti, oggi danno questi messaggi: amore, carità, la musica come linguaggio universale, e il discorso anche dei nostri documenti di pace, e partire anche dai nostri piccoli luoghi. E adesso volevo dire, insomma, noi con Peppe abbiamo pensato di fare anche un protocollo d'intesa, perché da sempre, già quando c'era Mirella Marra, il direttore precedente, ha sempre avuto un'attenzione particolare per le muse. E noi è sempre un onore e un piacere avervi insieme e stare insieme a voi. Allora abbiamo pensato di fare questo protocollo d'intesa. Noi facciamo dei protocolli d'intesa molto spesso con le scuole, no? Sono dei progetti didattici. Allora abbiamo pensato di fare un progetto didattico rivolto alla terza età, a chi non è più sui banchi di scuola, giusto? Perché è giusto che ognuno di noi si appropri delle proprie radici e che insieme costruiamo e valorizziamo i nostri documenti e la nostra storia. Quindi grazie a tutti e buon proseguo di giornata e buonasera. Grazie. Prima di procedere al protocollo per i saluti istituzionali e alla sua prima, come si suol dire, c'è sempre la prima volta. Stasera sperimentiamo anche, caro Don Denise e caro Oreste, il nostro nuovo direttivo, che ha portato un po' un'area diversa, a parte lo staff già consolidato con Enza Cunzo, la Rosaria Livoti, Francesco Locatelli alle telecamere, Pier Filippo Bucca alla fotografia, all'accoglienza Santina Milardi, abbiamo il teatro con Clara Condello, ma abbiamo anche una nuova vicepresidente che stasera, insomma, porterà lei il saluto al pubblico non solo delle muse, ma chi è abituato appunto a frequentare il nostro archivio. Prego. Naturalmente l'avvocato Francesca D'Agostino. Buonasera a tutti, devo dire la verità, mi fa molto piacere che questo mio debutto come vicepresidente dell'Associazione Le Muse avvenga proprio in una giornata particolarissima di grande importanza e rilievo, qual è quella appunto della Giornata Europea del Patrimonio,
perché, come spiegava precisamente appunto il direttore dell'archivio, si svolge nella giornata di oggi e anche di domani. E mi fa soprattutto piacere appunto considerare e fare osservare che le Muse, associazione conosciutissima in città e non solo, si apre ancora di più, diciamo, alla cultura e alla conoscenza della cultura in maniera lata, sottoscrivendo appunto questo protocollo d'intesa con l'archivio, nella persona appunto della direttrice, con il quale sicuramente verrà dato massimo impulso e massimo rilievo al sapere in tutte le sue forme, quindi non soltanto appunto l'arte, così come canonicamente viene rappresentata appunto presso l'associazione, ma anche grazie alla consultazione e alla conoscenza di testi che sono custoditi appunto presso questo istituto, questo edificio, che praticamente rappresentano il nostro passato a tutti i livelli, dal profilo giuridico a quello magari anche semplicemente familiare, no? O anche relativo per esempio alle nascite, e rappresenta uno spaccato appunto della nostra vita. Non posso che considerare che queste illustre personalità sicuramente saranno promotori di grandi iniziative, perché la dottoressa è conosciuta sicuramente per le sue capacità tecniche, ma soprattutto personali. E il nostro presidente, lo conosciamo tutti, è un vulcano inesauribile di iniziative, di proposte, di progetti, e sicuramente con il loro fare assolutamente tecnico saranno capaci appunto di dare grande cassa di risonanza alle iniziative e ai risultati raggiunti. Non posso adesso che salutare con molta appunto attenzione appunto Monsignor Denisi, che io mi pregio di ricordare quando appunto era parroco della chiesa del Tempio della Vittoria. Io ero ragazza a quel tempo e frequentavo appunto quella chiesa che era la nostra parrocchia. Le doti di Don Denisi, mi permetto di chiamarla ancora Don Denisi, sono sotto gli occhi di tutti, e le sue grandi capacità umane soprattutto, oltre che professionali. E per finire appunto il dottore Oreste Alconte, che io conosco stasera, e diversamente da quanto lei mi diceva nel corridoio, io ho letto il suo libro e ne sono rimasta veramente molto impressionata, positivamente impressionata, perché la conoscenza appunto più approfondita di questi tre personaggi, di padre Gaetano Catanoso e poi dei canonici appunto De Lorenzo e Calabrò, fanno capire come in quei tempi di assoluta povertà, di dolore appunto vero, la città si stava rialzando dopo una catastrofe di quel genere, lo spirito di servizio, ma soprattutto appunto l'amore incondizionato nei confronti dei più poveri, degli ultimi, effettivamente ha potuto realizzare il miracolo che poi è avvenuto, cioè la rinascita e la ricrescita della città. A testimonianza quindi che l'amore, quello veramente direi quasi soprannaturale, quello autentico, è sempre in grado di compiere i miracoli. E questo è un intendimento che dovrebbe appunto segnare i nostri propositi, ritengo. Va bene, detto questo passo a... Prima appunto di iniziare a dare la parola a Don Denisi, io firmerei ufficialmente il protocollo. Questo è il primo momento che, guarda caso, proprio in una giornata della condivisione, vede questa presentazione importante e ufficiale di un libro che ha proprio le proprie radici nel nostro vissuto, nel vissuto di un popolo, nel vissuto del popolo reggino e non solo. Poi vedrete qual è il momento storico preciso a cui fa riferimento il nostro Oreste. Il protocollo che firmeremo è creare occasioni di promozione della cultura attraverso le fonti documentarie, ed un protocollo per il biennio 2018-2020. L'Associazione Culturale Muse
vuole sostenere e accompagnare lo sviluppo in tutti gli aspetti durante le varietà della vita del socio e del cittadino, mentre il nostro archivio di Stato conserva e tutela il patrimonio documentario e concorre mediante la fruizione e la valorizzazione della documentazione archivistica ad offrire ai giovani, agli studenti e anche ai soci delle muse l'opportunità di appropriarsi della propria storia in maniera consapevole, la possibilità di esaminare e valutare con itinerari individuali e collettivi il contesto territoriale, l'opportunità di avviarsi alla disciplina della ricerca sul campo e ai rudimenti della ricerca storica come strumenti di formazione insostituibile per sviluppare la capacità di svolgere indagini documentate, di confrontarsi e di lavorare in rete e applicare un metodo di lavoro applicabile a qualsiasi contesto. Quindi noi ci impegniamo a consolidare il reciproco operato mediante le attività previste dal presente protocollo e naturalmente vogliamo accrescere sia come soci che come cittadini di Reggio Calabria l'interesse verso i temi della conoscenza, della conservazione, della salvaguardia, della tutela, della valorizzazione del patrimonio culturale e dunque vogliamo costruire dei modelli di apprendimento adeguati alle attuali esigenze dei soci, alla costruzione di progetti e iniziative a livello nazionale e locale, volti a diffondere proprio la conoscenza del patrimonio archivistico, contribuendo alla crescita di una coscienza civile. Io naturalmente procedo, noi ci alziamo e firmiamo prima di dare il via alla presentazione del testo il protocollo e naturalmente mettiamo la data di oggi. Naturalmente io firmo il presidente prima Giuseppe Livoti, poi l'avvocato D'Agostino può firmare come vicepresidente e naturalmente la firma di colei che sancisce tutto, la dottoressa Maria Fortunata Minasi, e il protocollo per 2 anni è fatto, quindi questo è il nostro primo passo. Grazie. Intanto è un giornalista esperto in che cosa? In quella conoscenza di promuovere quello che dovrebbe essere l'idea della città, della condivisione, dell'unione. Nuovo Giangurgolo non è solo un'allusione a quello che fu un personaggio della commedia dell'arte tipicamente calabrese, è stata e ha vissuto un periodo storico importantissimo in cui il giornale diventava denuncia, no? Diventava un voler fare memoria di quello che accadeva nelle trame della società regina. E poi naturalmente le numerose messe in scena, e già questo particolare importante, la messa in scena, la convenzione illusoria, che poi in effetti illusoria non è in alcuni casi, dimostra questa propensione di Oreste alla scrittura. Una scrittura che questa sera consegna a noi una commedia in 2 atti. Padre Catanoso ed i sacerdoti del cardinale Portanova. Una commedia che naturalmente vede sicuramente una introduzione importante del nostro Monsignor Antonio Denisi, postulatore che naturalmente in questo contesto probabilmente ci darà il senso di riappropriarci di alcune figure che a volte conosciamo solo per sentito dire o perché probabilmente troppo vicine, no, al nostro vissuto, a volte sono molto lontane da un punto di vista religioso, poiché troppo vicine. Non so se questo gioco può servire meglio a rendere l'idea. È sicuramente un testo per il teatro, dove il dialetto diventa anche parte integrante di un narrato interessante che gli attori Giorgio Pangallo e Vincenza Laface stasera ci faranno riscoprire durante l'io narrante della presentazione.
E poi naturalmente l'alternanza di personaggi dominanti, non dominatori. Probabilmente la chiave di lettura è questa. La comunanza di personaggi dominanti che non domano il testo, ma che ci porteranno poi man mano a ricostruire momenti importanti di un Areggio post-terremoto del 1908, dove un linguaggio semplice, umile, e dove la vita di strada, la vita degli ultimi, diventava e diventa una alternanza dove il classico povero ha sempre qualcosa da dire. Le povertà oggi sono cambiate, ma l'idea di povertà è solo la strada alla salvezza e per la salvezza. Monsignor Denisi, a lei questo compito di introdurci all'interno di questo viaggio, che è un viaggio non verosimile, ma un viaggio vero e autentico che solo Oreste ha saputo tradurre e proporre. Mi alzo in piedi per impedire a chi è indietro di stirare troppo il collo, perché si ascolta anche vedendo la persona che parla. Partiamo dalla commedia, è intitolata Padre Gaetano Cataloso e i sacerdoti del cardinale Bortanova. Come sempre, il mio carissimo amico Oreste Alconte travalica. Eravamo rimasti che il titolo era I sacerdoti del cardinale Bortanova, ma lui ha creduto opportuno dal suo punto di vista che il più importante di questi sacerdoti del cardinale Bortanova fosse non padre Gaetano Cataloso, ma San Gaetano Cataloso. E allora, prevaricando, appunto, ha messo in primo piano lui. Io invece metto in primo piano il cardinale Bortanova e i suoi sacerdoti, perché la figura dominante è il cardinale Bortanova. Noi a Reggio abbiamo avuto tre cardinali, due nel 1400, ma non sono mai venuti a Reggio. Si sono soltanto goduti il cappello cardinalizio, cioè la prebenda, i soldi della mensa episcopale, che all'epoca erano una discreta somma, oltre 3.000 scudi. Non vi so tradurre in termini di euro o di lire a quanto corrispondevano, ma era una delle diocesi più ricche. L'unico cardinale che ha governato e quindi anche illustrato la nostra diocesi, arcidiocesi, è Bortanova, Gennaro Bortanova. Già Gennaro vi dice che l'origine è napoletana. E mi fa piacere che di lui si parli come degli altri sacerdoti, ma soprattutto di lui oggi nella cornice delle giornate europee, perché non è un personaggio solo reggino, né calabrese né italiano, ma ha questa rilevanza europea e mondiale, perché ha contribuito a eleggere un Papa, San Pio X,
il Papa appartiene alla Chiesa, al mondo intero, alla Chiesa universale, e quindi i cardinali che lo eleggono, il Papa, hanno questa rilevanza che va al di là della diocesi da cui provengono. Il cardinale Portanova, i termini della vita 1875-1908, prima del terremoto, quindi caro Giuseppe, ci riferiamo anche ai tempi antecedenti al terremoto, col cardinale, con gli altri tre sacerdoti, a dopo. Perché i sacerdoti del cardinale Portanova? Si diceva subito dopo, nei decenni successivi, ai tempi del cardinale Portanova, per dire che era stato un vescovo di Reggio che aveva dato un'impronta a quei tempi, al suo tempo. Ecco perché si dice i sacerdoti del cardinale Portanova, perché non sono soltanto dei sacerdoti qualsiasi, perché ordinati da un vescovo, consacrati da un vescovo, ma da questo vescovo, perché uscivano dal suo seminario, dalla formazione che lui dava a quel tempo ai suoi chierici e ai suoi sacerdoti per poter svolgere il ministero sacerdotale a favore delle nostre genti, delle nostre popolazioni, già allora afflitte da un po' di malanni, specialmente, anche, non specialmente, mi correggo, anche dopo l'unità d'Italia, quando un vescovo, Mariano Ricciardi, proprio perché borbonico, non solo mandato a Reggio dai Borboni, ma perché di mentalità, di idee borboniche, era stato esiliato, e per 10 anni la nostra diocesi è stata senza vescovo e lui si era dovuto rifugiare nello Stato Pontificio. I sacerdoti del cardinale Portanova, cioè di un tempo nuovo, che hanno avuto un vescovo che ha dato una svolta alla Chiesa di Reggio, un'impronta, quella dei tempi nuovi, dei tempi moderni. Dopo questo intervallo tra gli anni dei Borboni e i primi decenni dell'Unità d'Italia, è venuto a Reggio nel 1888, è stato 20 anni, 1908 è morto, a 43 anni, a 63 anni. I sacerdoti del cardinale Portanova, per formarli, lui che era un filosofo cristiano, cresciuto nelle facoltà, nelle accademie teologiche napoletane, che non erano inferiori a quelle di Roma, che era uno dei restauratori della filosofia tomistica, di cui era propugnatore Leone XIII, che lo ha creato cardinale. Lui a Reggio, nel seminario di Reggio, insegnava la filosofia ai chierici e insegnava la liturgia, il canto gregoriano, cioè quegli strumenti con i quali i sacerdoti futuri avrebbero
svolto il loro ministero in mezzo al popolo di Dio. Allora non si diceva popolo di Dio, certamente, è una dizione del Concilio Vaticano II, ma era il popolo di Dio. E del seminario di Reggio voleva fare una accademia, cioè una facoltà teologica, come quelle di Napoli. Non ha avuto il tempo. Non basta. Anche perché è morto precocemente, il 23 aprile del 1908, il 20 di aprile, mentre diceva messa all'Eremo, è stato colpito da un malanno molto grave ai piedi dell'altare della Madonna della Consolazione, di cui era particolarmente devoto, come della Madonna del Buon Consiglio, di cui ha eretto la parrocchia Saracinello, dove c'è anche il palazzo Portanova. Com'è? Abbandonato in curia, altra pronuncia che si dovrebbe fare. Questo lo lasciamo dire a te, Giuseppe, perché l'amarezza che abbiamo nel vedere abbandonati i nostri luoghi storici, civili e ecclesiastici, è grande questa amarezza. Ebbene, dopo 4 giorni è morto, ma aveva avuto il presentimento del terremoto del 28 dicembre di quell'anno. In una lettera scritta a un suo amico a New York diceva: sento che è vicina la mia ora, passare all'eternità, e ringrazio Dio perché mi è risparmiata la sofferenza di questo popolo. Non è una profezia, non siamo quelli che vanno seminando e predicando miracoli o profezie con molta facilità, almeno. Ma era un presentimento che poi si è avverato, purtroppo. I sacerdoti, quindi, del cardinale Portanova. Reggio l'ha onorato, perché c'è una strada. Adesso è dimezzata quella strada, parte dal punto, il mercatino, no? Il punto di incrocio in cui arriva la Madonna o parte la Madonna verso l'Eremo, e arrivava fino all'Eremo. Adesso l'hanno tagliata a metà per intitolata a un altro prete, molto bravo, molto meritevole. Però non si tagliano le strade, si cercano altre strade per intitolare i personaggi. Va bene, lasciatemi fare qualche volta uno sfogo, perché se no non sono io. È attuale, il suo sfogo è attuale, è di questi giorni. E va bene, una volta tagliavano le teste, ora grazie a Dio non li tagliano più. Ho finito. Quindi è una personalità, un personaggio che è diventato cardinale. Sapete che si è detto allora, all'epoca, che Leone XIII lo ha fatto cardinale perché il poeta Vitrioli, Diego, aveva mandato al Papa un pesce spada intero, intero. E allora dice, hanno detto alcuni maldicenti a Reggio, perché ce ne sono, il Papa ha risposto alla città di Reggio regalandogli un cardinale. Chiaro che non è vero. I meriti erano quelli filosofici, quelli teologici, quelli sociali, culturali, sociali, perché il cardinale Portanova è esponente del movimento cattolico, dopo Azione Cattolica, ma a quel tempo movimento cattolico, che ha creato
le banche cattoliche, ve ne parlerà però lui, non gli voglio togliere argomenti, se no che dice questo povero resta poi. È stato riconosciuto che in tutte le parrocchie, negli anni del cardinale Portonaiva, c'era l'Azione Cattolica, a Condera. Ecco perché è grande, ed è il cardinale del, il prete del cardinale Portanova, Giovanni Calabrò. Anche perché ha eretto quella splendida croce sopra la collina di Pietrastorta, ma aveva creato la banca per i contadini, perché non fossero spellati con gli interessi. E così in tutte le parrocchie, non parliamo di Padre Catanoso perché tre quarti della commedia parla di Padre Catanoso, di De Lorenzo non parliamo neppure perché la collina degli angeli dice da sola, l'ha comprata lui e poi l'ha messa nelle mani di Don Orione, che ne ha fatto quella splendida opera che è il santuario di Sant'Antonio, l'opera antoniana e tutto quello che ha rappresentato. Ecco perché è sepolto lì, l'ha voluto lì Don Orione, lui è stato il primo ideatore dell'opera antoniana, c'ha scritto sulla tomba. I regimi hanno apprezzato la nomina del cardinale Portanova e hanno fatto festa al cardinale Portanova, ma non tutti, perché era un'epoca, cercate di capirmi ora quello che sto per dire, per piacere, non ce l'ho con nessuno, era un'epoca in cui tra i cattolici contrapposti ai cattolici c'erano altri che non lo erano, c'erano degli anticlericali, c'erano dei mangiapreti, si diceva in ambiente più nazionale e internazionale, c'era anche legittimamente un'associazione che si chiamava la massoneria. E quando il cardinale tornò da Roma, scese alla stazione succursale, i regini andarono a incontrarlo per accompagnarlo lungo il corso Garibaldi fino all'episcopio. Queste forze, che erano in contrasto ideologico, organizzarono una contromanifestazione, cioè un disturbo, una manifestazione di non gradimento di questo cardinale a Reggio, un cardinale, e allora mandarono i ragazzini con dei fischietti, non so, con qualche cosa per fare un po' di rumore in modo che si sentisse e non apparissero personaggi adulti, persone tanto meno di un certo livello sociale o... E sapete il giornale cattolico dell'epoca, Fede e Civiltà, abbiamo Fede e Civiltà anche qui, come intitolò l'articolo per rispondere a questi fatti? Dice: hanno raccolto un gruppo di merdusi. Filippo Capri era un direttore della Fede e Civiltà che aveva veramente il senso del giornalismo, giornalista, e quindi usava non solo la lingua italiana, ma usava anche lui il dialetto e questi termini. E naturalmente in quei già tempi non c'era solo Fede e Civiltà, ma c'era anche l'Imparziale, c'era anche un giornale che era chiamato Mastro Giorgio, e quindi la polemica tra questi, direi, movimenti, queste associazioni, questi ispiratori dei vari giornali. E vabbè, sapete che fecero i seminaristi, che naturalmente erano per il cardinale,
quando il cardinale era entrato in episcopio, salirono sul tetto e cominciarono a lanciare le tegole dell'episcopio sopra i merdus. Diremmo, vedete che tempi che erano. Però erano anche tempi in cui cominciavano a organizzarsi le associazioni cattoliche ed anche i partiti, perché si cominciava a votare, era finito il tempo del non expedit Vaticano e anche i cattolici prendevano parte alle competizioni nazionali e alle competizioni amministrative. E il cardinale Portanova favorì l'incontro tra i cattolici e quello che è stato chiamato allora l'intesa, tu dici, il patto Gentiloni, cioè l'intesa con quelle forze moderate che potevano amministrare la città in modo sano, onesto, legale, senza infiltrazioni di alcun genere, nel modo migliore a favore dei cittadini. Ecco un po', ho cercato di tracciarvi qualche linea, perché del cardinale Portanova noi abbiamo fatto un convegno nel 2008 per 3 giorni e abbiamo pubblicato questo volume di 350 pagine degli atti. Del cardinale Portanova si trovano nell'archivio diocesano documenti che sono stati registrati in questo volumetto da un certo Farisco durante il convegno di cui vi ho parlato e che qui sono riassunti e riportati in 50 pagine. Nel nostro archivio di Stato si trova un fondo sorrentino, l'arcivescovo Aurelio Sorrentino, e una sezione di quel archivio, di quel fondo, me l'ha fatto vedere Titti Chindemi all'inizio, una sezione riguarda il cardinale Portanova, con un manoscritto biografico steso, 200 pagine almeno, dal Monsignor Sorrentino, che voleva fare una vita, scrivere una vita, una biografia del cardinale Portanova. Quindi documenti ce n'è a iosa, e se tra gli presenti giovani, qui o altrove presenti, vogliono studiare il cardinale Portanova, ancora ci sono degli aspetti da approfondire e possono benissimo fare delle tesi anche di laurea. Grazie. Monsignore è sempre acuto, sempre attento e, perché no, custodisce quella memoria storica che è utile poi a capire un po' quelli che sono stati gli andamenti storici che hanno delineato poi, tra l'altro, la Chiesa Regina, anche quella che stiamo vivendo. Quindi è stato interessante e utile delineare questa figura del cardinale Portanova, così come è utile e interessante in questo momento chiamare una delle due figure degli attori che accompagneranno, in base al testo che il nostro Lester Conte ha scritto. Chiamo l'attore Giorgio Pangallo insieme poi a Vincenza Laface, che accompagneranno, appunto scandiranno i momenti di presentazione della commedia Padre Catanoso e i sacerdoti del cardinale Portanova. Grazie. La Madonna mi ha salvato la vita,
ma ora occuparci dei ragazzi. È tutto pronto. Il baraccato per gli alloggi dei ragazzi, i locali per la direttrice e le sue assistenti, e al centro la cappella per l'eucaristia, disposti a ferro di cavallo. Dopo anni di fuoco, finalmente, i nostri orfanelli potranno avere un tetto e una buona educazione cristiana, che li renderà sicuramente buoni cittadini. Nessuno ci credeva, neanche il mio amato vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Rousset, mi diceva: «D'un serpeturi, il collegio per gli orfanelli lo farò io, ma in un altro posto». Allora mi chiedevo: dove ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Mi mettevo in ascolto con umiltà e capire se la mia volontà fosse la volontà di Dio. E non sono finite qui le tribolazioni? Per carità di Dio, i proprietari del fondo Schiavone, i signori Paolillo, siccome vogliono altri soldi, lo accusano, roba da non credere, di aver approfittato del suo abito talare. Ci vuole proprio faccia a pagare il terreno ad un prezzo inferiore del suo valore e utilizzarlo. Inaudito, non per lo scopo per cui lo ha comprato, cioè per accogliere gli orfanelli, ma per fini speculativi. Volevano guadagnare molto più di quanto hanno speculato. Per questa ragione hanno avviato una azione legale contro di me e chiesto di scindere il contratto. Perfino una lettera al vescovo gli hanno mandato, sti belli cristiani. Ma Salvatore gli ha raccontato per filo e per segno come sono andati i fatti. E l'arcivescovo, per fortuna, ha creduto a mio fratello e non a quelli lì. Hanno avviato un'azione legale contro di me e chiesto di scindere il contratto. E in prima istanza hanno perso, ma hanno già fatto ricorso in appello. A quei signori non bastavano più le 40.000 lire che mio fratello gli aveva dato, pagando il terreno abbondantemente oltre il suo valore. Ne pretendevano 70.000, 30.000 lire in più. Non so se Dio può perdonare questa loro avidità. Consolata. Per te tutti buoni sono, ma quando impari? Di questa nostra benemerita opera che stiamo per avviare a Reggio Calabria ho personalmente informato il Santo Padre, Papa Benedetto XV. Interviene Elena Naldi. Avete parlato con Sua Santità il Papa? Sì, in Vaticano. Quando sono andato a Roma per ragioni di salute, mi ha ricevuto in udienza privata. Il Santo Padre mi ha ascoltato con attenzione e mi ha detto: troppo poco, bisogna unirsi. Così ho accettato una congregazione religiosa che si pigliasse cura dell'opera, ma non l'ho trovato. Nessuno ha accettato l'invito a venire a Reggio Calabria a prendersi cura dei nostri giovani. Nessuno vi ha risposto? Così avete chiesto aiuto a me. Vuol dire che questa era la volontà di Dio. Ma questo è un presepe napoletano. Mi fa ricordare la mia bella Napoli, sa?
Io sono nata a Forcella. L'ha comprato sicuramente a Spaccanapoli, sulla via di San Gregorio Armeno. È un regalo prezioso, che si è salvato miracolosamente dal disastro del terremoto. Un regalo del cardinale Gennaro Portanova, pastore affettuoso, maestro e amico. A lui devo la mia laurea in lettere a Messina. Relatore è stato addirittura Giovanni Pascoli. Un grande privilegio. Più che alunno, io gli sono stato amico. Ancora oggi mi mancano le passeggiate che facevamo a Reggio e a Messina. Parlando dei padri della Chiesa, del cardinale Portanova, che fortuna per la Chiesa Regina, mi diceva. Avere un pastore illuminato e colto come lui. Un filosofo, il cardinale Portanova, appartenente alla corrente neoscolastica napoletana. La verità della rivelazione vale più di quella della religione. È il loro principio filosofico. Continuando all'osservazione della Bianchi, e sfuggire all'idealismo di Kant, al soggettivismo di Fouché, al pateismo di Schelling e di Hegel. Per non far cadere la razza umana in preda all'anarchia, all'egoismo e al caos. Importante per noi cattolici tenere assieme il concetto di fede e ragione, e se vogliamo, di fede e scienza. Distinguere per unire è la base della filosofia atomista. Negli anni in cui è stato arcivescovo di Reggio, il cardinale Portanova ha scritto e pubblicato un compendio in cui vengono discusse in maniera dialettica le posizioni distinte. Si ferma e riflette, prosegue, ma non in contrapposizione tra scienza e fede. E fede e ragione. Certo che tra fede e scienza non c'è contrasto. I devastanti eventi naturali, il popolo li attribuisce a Dio come punizione a causa del peccato, ma non è così. Infatti, Sua Eminenza il Cardinale, in una lettera pastorale pubblicata dopo il tragico terremoto del 1894, esorta il popolo a non portare Dio sul banco degli imputati, ma lasciare alla scienza la competenza del fenomeno nei suoi aspetti naturali. Il terremoto è stato il giusto castigo di Dio verso il popolo corrotto e bestemmiatore. Secondo Consolata, Dio, che è amore, non ha altro da fare che star lì pronto a vendicarsi dei torti degli uomini. Non è così, Consolata. Dio non è un santo. Dio è Dio e qualche volta perde la pazienza. Si avvicina al presepe, poggia la mano sulla capanna di vetro e segue il suo ragionamento. Il cardinale Portanova, sulla scia di San Severino, ha dimostrato che sia la filosofia che la teologia intendono fornire un giudizio sul senso ultimo delle cose, senza chiamare in causa le sorgenti soprannaturali, come ad esempio il miracolo. Vi sto annoiando? Sicuramente, con questi discorsi. Scusatemi. Assolutamente no. Quando attacca a parlare del cardinale Portanova, entra in estasi e non la finisce più, signora Elena. Tre sono stati i punti fondamentali del suo apostolato a Reggio: cultura, formazione e impegno sociale. La questione sociale
diceva, la questione religiosa e la questione sociale si gioca all'avvenire della fede contro il nascente socialismo. E questi ragazzi, indicando la foto attaccata alla parete accanto a quella del cardinale Portanova. Preso dal suo discorso non sente la domanda della Naldi e continua, e la massoneria, e la dottrina sociale della Chiesa di Leone XIII ha fatto un suo secondo Vangelo per il riscatto dell'uomo dai suoi più atroci bisogni materiali e spirituali. Sì, buonasera. Sono i bambini della Lega Angelica. Salvatore. Sì. La signorina Naldi ti chiedeva della Lega Angelica. La Lega, l'ho fondata come rimedio contro le bestemmie. Sto pensando di estenderla anche agli adulti, purché con la stessa semplicità dei bambini ripetano 10 volte mattina e sera la giaculatoria. Viva Gesù, viva Maria, viva Gesù, viva Maria, viva Gesù, viva Maria. Giulia Bianchi prende la rivista che è poggiata sul tavolo e legge la testata di essa. L'Angelo, bollettino mensile della Lega Angelica, direttore canonico Salvatore De Lorenzo. Avete anche un giornale? Sì, lo distribuiamo in tutta Italia, dopo aver avuto la benedizione di Benedetto XV. La Lega si è diffusa rapidamente in molte diocesi, da nord a sud. Consolata si alza e rivolta alle ospiti dice: mi perdonate, vado ad aprire la chiesa, permesso, ed esce. Signor canonico, conoscete la confraternita del volto santo di Tours? Dice Elena Naldi. No. Dovreste conoscerla invece e farne parte. La confraternita del volto santo di Tours ha come missione quella di riparare i nostri peccati, in primo luogo la bestemmia e la profanazione della festa. Interessante. Grazie.